Amici carissimi, buona legittima difesa a tutti. Sono qui a rappresentare un'organizzazione che nel 2006 ha collaborato con il ministro Roberto Martelli, Roberto Castelli, col quale abbiamo concepito l'ultima parte del testo della legittima difesa, che ha aperto uno spiraglio di speranza a un cambiamento per rimettere al centro del sistema non i delinquenti, ma la brava gente, tutti voi. Lo Stato, lo verifichiamo tutti i giorni, ha rinnegato i suoi doveri, i doveri che ha sottoscritto nel contratto sociale. Tutti voi avete delegato lui il vostro diritto naturale di giustizia e di sicurezza, ma lo Stato non corrisponde. Ha tagliato 45.000 uomini nelle forze dell'ordine, di cui 18.000 solo nella Polizia di Stato. Taglia nell'equipaggiamento, nella formazione, nell'addestramento, nelle armi. 40% in meno di volanti sul territorio significano controllo del territorio lacunoso, e tutti voi ve ne accorgete, perché l'Istat ha rilevato che la prima preoccupazione dei cittadini è la sicurezza, e c'è un motivo, e non è questo figlio di una becera propaganda politica di irresponsabili, ma è figlio di una realtà concreta che tutti voi patite ogni giorno. I radical chic, i ben pensanti, gli appartenenti al circolo degli sbalestrati sociali, tutti i giorni osteggiano un miglioramento di questa normativa. La cosa però che mi dà più fastidio non è l'aspetto tecnico-giuridico, come ha detto Stacchio prima. Quello che veramente è nauseabondo e non è accettabile è che la legittima difesa per loro, prima ancora che un diritto, è qualcosa da moralmente censurare. Voi non avete più il diritto di essere sereni, di essere liberi. Oggi non esistono più i topi di appartamento, esistono le bestie di appartamento. E solamente uno Stato irresponsabile penalizza la brava gente, i suoi cittadini, per dare il vantaggio della prima mossa ai criminali e alle bestie che entrano di notte nelle vostre case attentando al vostro patrimonio e alla vostra sicurezza. Questo deve cambiare.